Tornati sul canale di Non Aprite Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi siamo qua a fare l'unboxing del pacco che mi ha mandato CG Entertainment con alcuni film horror. Alcune cose nuove e alcune cose classici che mi mancavano. Quindi diciamo che è anche un aggiornamento della mia collezione di film horror. Allora andiamo a aprirlo. Prima però una cosa: CG Entertainment mi ha mandato alcuni film. Uno di questi film me ne ha mandato in doppia copia. Quindi io decido di regalare una di queste copie a uno di voi che commenterà sotto questo video. Leggete il commento che scriverò sotto questo video con la descrizione di come deciderò a chi regalare questo film. Andiamo ad aprire il pacco. Allora, primo film, questo film qua, intanto è la prima volta che viene stampato in Italia, Zombie contro Zombie, guardate che bello, ne avrete sentito parlare, in inglese il titolo è One Cut of the Dead, un film di Ueda Shimikiro, devo leggere ragazzi, è troppo difficile, film che ha vinto l'Udine Festival, Yubari Film Festival, ha vinto un sacco di festival, è un film giapponese che è stato girato con pochissimi soldi, è stato girato con solo $20,000. E essendo che ha avuto un successo incredibile nel mondo, solo da noi questo cinema qua deve sempre rimanere di nicchia. Comunque nel mondo ha avuto un grandissimo successo, costato $20,000, ne ha guadagnati 20 milioni. Insomma, questo si è sistemato, ragazzi, fate voi. Non vedo l'ora di vederlo e tra l'altro pare che vanti una piano sequenza di 37 minuti all'inizio, quindi qualcosa di veramente difficile da portare, cioè da fare, con pochi mezzi, con pochi soldi, ragazzi. Un piano sequenza così lungo. Sottotitoli in italiano, audio originale, insomma molto figo, no, questa è veramente una chicca per collezionisti. Ovviamente è un film horror comedy. Per rimanere in tema, lo apro. Opla! Fighissimo! Mi piace molto quando c'è la foto anche qua dentro nei DVD. Per rimanere in tema horror comedy, mi hanno mandato un film che tra l'altro io adoro e mi mancava. In Blu-ray, L'alba dei morti dementi. Qua intanto c'è un temporalone. Titolo originale Shaun of the Dead del 2004, diretto da Edward Wright. È il primo film della trilogia del cornetto, si chiama così perché in tutti e tre i film c'è il cornetto. Questi film sono scritti da Simon Pegg, che è l'attore che fa Shaun, e il regista Edward Wright. Io sinceramente non mi ricordo dove siedono i cornetti, però comunque ho visto anche gli altri due film, che sono Hot Foods e La fine del mondo. Questo è un film che veramente è diventato un cult assoluto. George Romero ha detto, testuali parole, aspettate che leggo, George Romero ha detto: penso che sia una vera bomba, mi è piaciuto moltissimo. Apriamolo. È veramente sudicia sta cosa che apro con i denti i film. Blu-ray, pregeria, minimal, però figo. E queste sono edizioni normali, non è che sono edizioni speciali con 3000 cose dentro. Molto belle. E questi film li trovate tutti sul sito di CG Entertainment, che ragazzi, io vi... magari voi non ve lo aspettate, ma c'è veramente una quantità di horror inaudita su quel sito, c'è veramente tanto. Horror nuovi, horror vecchi. Se vi iscrivete alla newsletter di CG Entertainment, vi lascio il link in descrizione, riceverete 5 euro in omaggio. Quindi se volete comprare dei film, fa comodo, insomma. Fate attenzione che i 5 euro li potete usare non sulle offerte speciali, insomma, tutto come al solito. Però vi garantisco che ci sono dei film anche vecchi che sono sicuro che vorreste avere in collezione. E qualcuno me lo sono anche fatto mandare. E tu vivrai... Minchia, però il temporale spero si senta, perché mi rende tutto molto più tetro. E tu vivrai nel terrore all'aldilà. Film del 1981 di Lucio Fulci, bistrattato da tutti, anzi bistrattato dalla critica ai tempi, e uno dei registi che veniva, diciamo, maltrattato, e adesso invece, insomma, viene considerato un mezzo genio. È un film che io ho visto tantissimi anni fa, che ricordo poco, ma ricordo benissimo. La scena finale mi aveva colpito tantissimo, di loro che entrano nel quadro, una cosa veramente, veramente tetra e angosciante. È un'edizione super easy, quindi non ci sarà libretto, però lo apriamo, anche perché lo voglio vedere. Ah, bello, dai, stampato anche dentro.
Bello, quanta angoscia, è un film veramente importante che, pensate un po', Quentin Tarantino restaurò questa pellicola e la distribuì negli Stati Uniti. Questo vi fa capire da dove prende le idee per il suo cinema, come al solito dal cinema italiano. La stampa all'epoca lo attaccò duramente, nel senso che Corriere della Sera scrisse, fammi leggere un attimo qua, ah ecco, a Terry Primato il film lo tocca solo nello stomachevole, vabbè. E siamo sinceri, a tale livello è più tollerabile la pornografia. Ma come cazzo sta la gente? La Repubblica scrisse, sempre all'epoca, il risultato è quello del solito teatrino del macabro interpretato da personaggi scontati. Ma vai a cagare. E invece, più recentemente, Notturno, rivista di tutto rispetto, ha scritto: l'aldilà non va visto, va vissuto. E io abbraccio pienamente questa definizione. Insomma, ragazzi, possiamo tranquillamente pulirci di dietro con giornali come quelli lì. E quindi niente, fantastico, sono troppo felice di averlo nella mia collezione. Ultimi due film, un altro cult. Una cosa riguarda questi vecchi cult. Perché vi dico di iscrivervi alla newsletter di CG Entertainment? Perché fanno un'attività che è una figata. Io me ne sono accorto gironzolando per il loro sito. Ogni tanto fanno una sorta di Black Friday, no? Chiamiamolo così. E mettono tutti questi film, quindi questo, Wolf Creek, tutti i film, diciamo, che ormai sono passati un paio di decenni, ma che a noi sono dei cult e che magari vogliamo andare a ritrovare da mettere nella nostra collezione, li vendono a 2,99€, insomma poco meno di 3 euro. Ah, cioè, ve ne rendete conto? Cioè, uno deve andare lì e fare una scorpacciata di film. Quindi adesso non so quando sarà il prossimo di questi, diciamo, momenti di super offerta, però se siete iscritti alla newsletter e bazzicate la loro pagina Facebook e il loro sito, state sicuri che non vi perdete questa offerta. Mi sembra veramente una roba strepitosa pagare film nuovi, pagarli 3 euro, nuovi intendo in celofanati mai usati, pagarli 3 euro che è quello che pago io ai film usati. Rimanendo sempre in tema di cult datati ma che a noi ci fanno sbavare come dei pitbull, Scanners. Che dire, ragazzi, David Cronenberg. Che dire su questo film? Io posso dirvi questo. Un film del 1981, pure questo dell'81. Cioè, vi rendete conto? Nell'81 usciva L'aldilà, usciva Scanners, le due registi visionari, pazzoidi come Cronenberg e Lucio Fulci. Quanto era bello il cinema, ragazzi. Adesso qualche buon regista c'è, ma tutta questa malattia, tutto questo disagio trasmesso, questa angoscia nel cinema non si trova più. Bisogna sempre fare le cose all'acqua di rose. Comunque, Scanners in Blu-ray, apriamolo. Tac! Ah, cattivissimo questo. Insomma, gente che ha il potere di far, insomma, telecinetici, far esplodere la testa agli altri. Io mi ricordo che da piccolo, quando ho visto Scanners, ero molto angosciato, perché quando sei piccolo ti fai suggestionare molto. Allora pensavo, ma se esistesse veramente uno che mi fissa, mi guarda e mi fa saltare la testa per aria, io non posso fare niente. Insomma, era veramente un film che mi aveva colpito tantissimo. Qua c'è la famosa scena, perché che meraviglia, guardate che meraviglia, la famosa scena dove gli salta la testa per aria. Un film memorabile da avere assolutamente in collezione. Infine, vediamo all'ultimo film. Ultimo film che ho ricevuto in doppia copia, in Blu-ray per me e in DVD per voi, semplicemente perché molte persone non hanno il Blu-ray, quindi ho preferito averlo in DVD. Crucifixion di Javier Jens, che è anche il regista di uno dei corti di ABC of the Dead, che si chiama X4XXL. Ah, eccolo, guarda, ABC of the Dead 1 e 2. E qua c'è anche il regista Javier Jens, che ha diretto anche Cold Skin, Frontiers, The Divine, altri horror, insomma. Questo è un film del 2017 che arriva adesso, in questi giorni, in home video in Italia. Arriva il 30 maggio in esclusiva sul sito di CG Entertainment, potete comprarlo. Insomma, il 30 maggio esce. Io ce l'ho qua. Se lasciate un commento sotto questo video, uno di voi potrebbe ricevere il DVD di Crucifixion. Questo ovviamente non lo apro. Apro il Blu-ray, che è mio. Blu-ray, tac. Qua c'è una descrizione sulla produzione, perché questo film ha una storia notevole dietro. Il film è ispirato a una storia vera. Vabbè, la storia
Io sinceramente non me la ricordavo, però sono andato a guardare, ci sono proprio gli articoli su Repubblica, così. È ispirato alla storia di Suor Maricicca Irina Cornici, che è stata crocifissa e lasciata morire perché è considerata posseduta da Satana. Che vi devo dire? Posseduta da Satana, secondo questo Daniel Corongeanu, non so come si dica, sono nomi sono nomi, insomma, di quei posti lì, no, dell'est, che non conosco. E insomma, questo prete, possiamo considerarlo l'assassino demente di questa donna, perché nella realtà, sto intendendo, questo film ovviamente è un film sull'esorcismo, su chi crede a queste cose qua. Io non ci credo, però mi inquieta molto che la storia sia vera. Questa donna è stata lasciata sul crocifisso a morire, quando è iniziato a stare male è stata chiamata l'ambulanza, gli hanno somministrato dell'adrenalina e poi dopo un po' di tempo il coroner ha dichiarato che secondo lui, da quello che ha potuto constatare, la morte in realtà è avvenuta per le troppe dosi di adrenalina date durante il trasporto in ambulanza, quindi per cercare di rianimarla. Quindi fondamentalmente avrebbe avuto forse più possibilità di sopravvivere se non gli avessero fatto tutta quell'adrenalina, o magari neanche non gliel'avessero proprio fatta, sarebbe stato meglio forse, ma purtroppo non lo possiamo sapere. Questa povera suora considerata indemoniata, oh, magari lo era veramente, eh? Boh, si fosse salvata probabilmente la rimettevano sulla croce, quindi forse è andata meglio così. Mi dispiace per lei. Film interessante. Allora ragazzi, questo è tutto per l'unboxing di CG Entertainment. Vi ricordo di lasciare un commento a questo video se volete ricevere in regalo questo film da me, oppure semplicemente perché volete dirmi cosa ne pensate di questi film, se vi sono piaciuti, se li avete visti, se li volete comprare. Anzi, se li volete comprare vi lascio il link in descrizione del sito CG Entertainment, dove vi consiglio anche di registrarvi alla newsletter per avere 5 euro in omaggio. Se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche. Ci vediamo al prossimo video. Eccoli qua. Eccoli qua. Boo.